si è svolto a Capua, presso la sede del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, la visita tanto attesa del ministro della ricerca Stefania Giannini, che ha testimoniato l'attenzione del governo per il settore aeronautico e spaziale. La visita del ministro è l'occasione per testimoniare quanto il CIRA stia facendo nell'ambito della ricerca. Il governo ha investito e investe notevoli risorse nel CIRA, che ha saputo però ripagare questa fiducia ottenendo negli anni assoluto prestigio, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Così ha dichiarato il presidente del CIRA, Luigi Carrino. Sì, oltre ai fondi che normalmente il Ministero della Ricerca dà, il nostro Ministero dà all'Agenzia Spaziale, siamo impegnatissimi insieme ai principali contributori europei nella Stazione Spaziale Internazionale, riuscire a mandare i nostri astronauti nelle missioni. Insomma, Samantha Cristoforetti è la più celebre, è quella che è appena ritornata, ma poi partirà a Nespoli. Quindi il nostro è un paese che ha capito da tempo che lo spazio non è solo una dimensione evocativa, ma è una grande e straordinaria opportunità di sviluppo e di ricerca. Lanciare ai presidenti di CIRA e di ASI, che sono i due piloti di questa navicella, per usare una metafora africana che ci porterà sicuramente a grandi risultati nei prossimi anni, subito, a partire dai prossimi giorni, di un tavolo tecnico che mette insieme ASI, CIRA, il nostro ministero, e che ridefinisca quote di finanziamento necessarie e obiettivi. Presidente Carrino, il ministro ha parlato di sviluppo di programmi e finanziamento. Ci può descrivere meglio questi programmi? Il PROA è il Programma Aerospaziale Nazionale, un patrimonio di tutti quanti noi, a partire dalle imprese e poi anche della comunità scientifica. Il PROA l'ultima volta è stato riprogrammato e rifinanziato nel 2005. È un'epoca preistorica per chi fa attività di sviluppo scientifico. Abbiamo bisogno di sederci intorno a un tavolo col ministro, il presidente Battiston, capire quali sono le necessità per le imprese italiane, sia per lo spazio sia per l'aeronautica, e programmare investimenti materiali e immateriali per sostenere lo sviluppo delle tecnologie. 370 sono i dipendenti ad oggi, ha affermato il ministro, ma servirebbero anche figure internazionali. Cosa si intende con figure internazionali? Bene, innanzitutto non siamo 370, siamo un po' di più, ma ci sono anche i 100 che hanno cominciato a lavorare stabilmente con noi nel polo tecnologico dell'aerospazio. Vuol dire che dobbiamo creare le condizioni per attrarre, anche le condizioni di contesto territoriale, per attrarre ricercatori dall'estero che vengano qui da noi e vengono a scambiare esperienze e informazioni. In realtà questo già avviene, ma possiamo farlo in maniera più forte e più strutturata, facendo degli investimenti, ad esempio residenziali, ad esempio di accoglienza, di qualità generale del territorio. È un privilegio essere presidente del CIRA. Io lavoro tutti i giorni perché questo centro possa continuare ad essere un orgoglio del paese. Fino all'ultimo momento del mio mandato lavorerò per questo.